Ebbene sì ragazzi, siamo arrivati qua, nel chest opening più grande d'Italia. Non volevo, cioè non sapevo se voleva che si sapesse lui, in realtà è una persona che mi ha aiutato tanto in quel... C'è una squadra che ha vinto più Champions League che campionati. Cioè l'hotel segreto di Milano. Io personalmente non l'ho mai visitato, ma... Dai, ci sentiamo per quel progettino di cui abbiamo parlato, della cantina. Ma in quanto ci sono arrivato a sta parte? 10 minuti neanche. Raga, ma oggi sto... Ma passiamo a questa robettina qua che sono veramente curioso di testare, perché l'ho vista sponsor... Non ci vedevo più dalla fame, ovviamente in senso figurato, perché ovviamente la... Che con i suoi 30 metri per 180 tonnellate di peso sembra essere l'animale più grande mai vissuto. È una gioia immensa, ragazzi, condividere con voi questa cosa. Ormai la sappiamo già da... Oltre a farmi sentire vecchio, mi dà anche un grande senso di soddisfazione che mi fa guardare indietro. Sono le 5 di mattino. Fa freddo. C'ho gli orari che non capisco un cazzo. E cosa succede, signori, una volta che finisco gli episodi bomba di YouTube? Utilizzate... Paz di Renato De Maria interpreta il ruolo di Pentotal. Interpreta il Dandy, romanzo criminale. E andiamo a spaccare, andiamo a vedere di fare un bel punteggio. Puntiamo sulla costanza. Benvenuti nella bolgia dell'Arci Scampia. Questa è la... Vogliamo mettere 10 posti disponibili. Non chiedetemi a che prezzo, perché ancora... No, no, è giusto, è giusto. È meno giusto il fatto che io dopo un mese torno per fare questo video, però... Boys, vi lascio l'estratto di live dove ho detto a mia mamma che... Questo in un tempo veramente spaventoso. Perché sono qui su YouTube da quanto? Forse... Sono le 23:12 del 24 luglio del 2020, io prometto di... Mi è sembrata semplicemente molto ansiogena, perché è con... E quindi fai questi 2-3 chilometri e arrivi davanti appunto a questo cancello. Va bene, questo mi fa vedere che sono uno staganovista e non mollo mai. Oggi vi presento l'ultimo video. Magari non entra mai nessuno, magari non succede, ma se succede... Pure quello, poi ti chiedeva un codice che c'era. A queste due grandi passioni si aggiunse lo skate. L'ho praticato per circa 3 anni insieme a dei... ...creato, si è distrutto, per poi a quanto pare in qualche modo ricominciare a riconciliarsi. Però è facile poi memorizzare senza nessun problema un mazzo di carte con la tecnica giusta. E allora... E non solo, questa volta è tutto un po' diverso. Per prima cosa le ospiti non sono più ragazze che abbiamo... Prima di mostrarvi quello che è stato il percorso infinito di mesi, settimane... Perché volevo un'ulteriore conferma prima di decidermi ad investire con lui. Quindi... Negli anni vi ho dimostrato di essere lo youtuber più forte in Italia, con mezzo cuore. Io ho finito ora di editare, il video lo state vedendo alle 14 e... Purtroppo mi sono reso conto che la cosa è troppo difficile, ragazzi. È una roba in... Questa cosa è una fottuta menzogna. E vi dico anche perché, cioè lo swing di... Oh, sono contento, guarda. Voi non avete idea. E siccome... Approfondiremo nel corso dell'anno, ragazzi, eh. Poi ognuno ci avrà il suo stile di gioco, le sue preferenze. Io le aspettative ce le ho abbastanza alte. Cioè, dopo aver giocato, appunto, le prime... Ci sono due ladri! Ci sono i ladri? Siamo in pericolo, lo capisci?
ragazzi, cioè, non è che se arrivate ad avere le views... Buongiorno ragazzi miei, sono nella mia stanza d'albergo qua a Tokyo. La partita di oggi è la partita più difficile sulla carta, perché sfideremo il mazzo. Immaginate di mettere 100-200 mila persone tutte in una stanza. Un po' difficile farlo, a meno che... Sono onesto? Mi fai schifo. Un video con te non lo faccio, mi fai schifo. Perché... Cristiano Ronaldo, mi piace. No. Ha fatto 807 gol. Chapeau. Appunto, erano dei videomaker, dei filmmaker a cui era stato insegnato come utilizzare... La questione di rimanere a dormire fuori, ovviamente. Quindi ho deciso di rimanere. Allora, ragazzi, quest'ospite per me è molto importante. Partiamo con gli argomenti, diciamo, le piccole osservazioni, le piccole frasette, i piccoli commentini che avete.